Bene, bene, siamo tornati e continuiamo a parlarne di questo argomento importantissimo che è la luce in questo nostro programma Fiumi d'Acqua Viva. Ma prima di proseguire, perché abbiamo tante altre importanti cose da condividere con voi, vogliamo darvi la seconda parte dell'info. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo il nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita, tutto insieme, minuscolo. Troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode e adorazione, anche le puntate precedenti dei programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguirci online da qualsiasi parte del mondo su radiortm.it. In basso a destra c'è scritto media. Cliccate la seconda voce, ascolta Radio RTM in streaming ed ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18.30 in via Lissia numero 2 vicino a Piazza Croce ed alle Masserie. Perfetto, continuiamo allora a parlarne di Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 18, dove il Signore Gesù parla con l'Apostolo San Paolo, ma il Signore glorificato, già Gesù non era nella carne, già Gesù era risuscitato e si è mostrato in gloria. Infatti questa luce, se voi leggete la storia, vedrete che è stata talmente forte che lo ha accecato all'Apostolo Paolo, che in quel momento non era Paolo, era Saulo di Tarso, e lui ha perso la visione fisica per avere la visione spirituale. Perciò io non posso avere una visione spirituale se prima il Signore non mi toglie la fisica. Cioè io devo, per avere fede, io devo veramente vedere secondo la scrittura e non vedere secondo lo naturale, secondo la vita, no? E dice, il proposito per il quale il Signore si aveva mostrato all'Apostolo Paolo, dice qua per esempio il versetto 18, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me, in Cristo, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Se lo che sta dicendo qua è che il Signore voleva usare la vita dell'Apostolo San Paolo per aiutare le persone ad avere la visione spirituale, la visione dello spirito, la visione eterna, la visione della parola di Dio. Però la cosa interessante è che il Signore le dice, questo lo dovrai fare tu, Paolo, sì, per aprire loro gli occhi. Allora, no, non è che noi abbiamo questa facoltà, in realtà noi vi possiamo aiutare, possiamo essere una testimonianza e attraverso giustamente l'insegnamento vi possiamo dare le basi, sì, per poter accedere alla visione. Noi non siamo, non possiamo operare questo miracolo. L'unico che può operare in maniera soprannaturale un miracolo di visione è la parola di Dio. Però la parola di Dio viene trasmessa attraverso uomini e donne che lui stabilisce. O sea, non è che il Signore viene alla tua stanza, te riempie di luce, te manda un angelo, sì, e ti apre gli occhi. Non succede così. Succede che il Signore lo fa, ma lo fa tramite uomini e donne, come in questo caso c'è stato l'Apostolo San Paolo, che aveva il compito di rendere testimonianza e di mostrargli la profondità, sì, ai credenti, ai giudei credenti e ad altri sicuramente che non erano giudei, affinché loro potessero vedere in modo spirituale. Ma prima le è successo a lui, quello che le è successo a lui poi le doveva succedere alle persone che lui andava a, sì, predicare, no? Sì, perché sì. Prima lui è rimasto cieco in maniera naturale, perciò Dio prima quando arriva con la sua luce fa sì che le nostre tenebre, con quello che la visione che noi avevamo prima, sia accecata. Così la sua luce
viene per poter vedere tramite una visione spirituale, perché prima vedevamo tramite la visione naturale, e questo è limitato, questo ci porta, come dicevamo prima, ignoranza nello spirituale. Perciò quando arriva Gesù, e così le è capitato a Saulo, che poi è passato a essere Paolo, a lui le è comparsa questa luce, la luce, perché sì, lo stesso Gesù le è comparso. Lui è luce, lui l'ha detto, io sono la luce del mondo. Sì, sì, e allora lui ha passato dalle tenebre, sì, come testimonianza lui ha passato prima dalle tenebre alla luce. Sì. Dal potere da Satana, perché lui era sotto un'influenza satanica, sì, esatto, che perseguitava ai credenti e li uccideva addirittura. E poi è passato alla fede, sì, a vedere tramite la visione spirituale. Sì, sì, sì. È importante che il Signore faccia questo miracolo, il più grande, uno dei miracoli più grandi, poter avere la vista spirituale, perché a volte uno pensa che sta facendo il bene, però in realtà lo sta facendo malissimo. L'apostolo San Paolo prima pensava che, seguendo, sì, perseguitando giustamente i cristiani, stava rendendo un buon servizio a Dio, perché lui in realtà aveva paura che i cristiani potessero giustamente danneggiare le tradizioni giudei. Lui aveva un zelo talmente grande per la tradizione ebraica che pensava che i cristiani venivano giustamente ad affettare quelle tradizioni mosaiche. Però in realtà quel popolo che lui perseguitava non era né più né meno che lo stesso Gesù, perché Gesù le dice: Saulo, Saulo, perché me perseguiti? Quando in realtà non stava perseguitando l'apostolo San Paolo a Gesù, ma stava perseguitando giustamente ai fedeli. Ma chi tocca un fedele sta toccando il Signore. Perché? Perché la scrittura dichiara che i credenti facciamo parte del corpo di Cristo. Per questo basta soltanto leggere il Nuovo Testamento e lo troverete. Perciò chi tocca un credente che fa parte del corpo, no, di Cristo, sta toccando il Signore. Ma guarda un po', quando lui vedeva nello naturale, quando Saulo, sì, vedeva nello naturale, non vedeva nello spirituale. Quando è diventato cieco nel naturale, le è apparso la visione dello spirito. E lì ha visto, in realtà. Sì, lì, sì, ha visto. Questo quando è importante. Lui è diventato cieco nello naturale, ha visto, claro, la vera gloria e la vera luce. Sì, lo naturale è un ostacolo per lo spirituale. Sì. Sì? La tradizione, il folklore, le cose che io faccio usualmente, sì, possono diventare un ostacolo per le cose dello spirito. Sì. E dice: per aprire loro gli occhi. Il proposito era che il Signore si mostrò all'apostolo San Paolo affinché lui aprisse, sì, l'apostolo San Paolo, attraverso la parola di Dio, gli occhi, sì, a chi ascoltava. E il proposito anche era questo: affinché si convertano. Convertirsi significa cambiare rotta, cambiare direzione. Cioè, io non posso avere un piede qua e un piede là. O io appartengo a una squadra o appartengo a un'altra. No, no, di un rubinetto, di un grifo, non può uscire acqua dolce e acqua salata allo stesso tempo. Sì? Perciò o io sono sotto un spirito o sono sotto l'altro spirito. O sono sotto lo spirito di Cristo, sì, o sono sotto il spirito, sì, del mondo. Tutta la Bibbia parla di tenebre e luce. Cioè, l'importante è dire questo, che non c'è una neutralità. Sì. Cioè, no, io no, non faccio parte di nessun gruppo. Io sono libero, io sono neutro. Io sono... credo alla mia maniera. Sì, io, okay, sì, credo a modo mio. Io sono... cioè, io no, non sono religioso. O uno è sotto lo spirito di Cristo, sotto la luce, o uno è sotto l'altro spirito delle tenebre, dove il principe di questo mondo, del mondo, è Satana. E sta dicendo qua la scrittura: per aprire loro gli occhi affinché si convertano, sì? Bisogna che si manifeste una conversione, sì? Si convertano dalle tenebre alla luce. Perciò una persona che oggi non è nella luce è nelle tenebre, anche se la persona si sente che non fa nulla di male, che è un grande religioso, purtroppo spiritualmente, sì, la condizione è quella là. Dice: affinché si convertano dalle tenebre, sì,
alla luce e del potere di Satana, tenebre, sì, sistema, mondo, a Dio, che è il regno dei cieli, che è la vita eterna in Cristo Gesù, e ricevano per la fede in me, in Cristo, il perdono dei peccati. Questo è ciò che Gesù fa, non soltanto ti dona la vita, la vista, perché la visione Dio la dà con proposito. Cioè, se il Signore a me mi mostra la sua grazia, è per darmi l'opportunità di scegliere, cioè di cambiare rotta, di convertirmi, di non continuare a camminare nelle tenebre, cambiare direzione, si capisce? Perché a volte non è che uno lo fa apposta, a volte uno pensa che sta facendo il giusto, però in realtà sta sbagliando. Il punto è che quando viene la luce, lì uno deve decidere cosa fare, se continuare nell'errore o convertirsi. Per la fede, dice, per la fede in me, e per accedere a Cristo, alla parola ci vuole fede, sì? Per la fede in me ricevano il perdono dei peccati. E questo è chiaro, perché la paga del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Perciò Cristo ti offre la luce, la vita, il perdono dei peccati e anche una eredità tra i santificati. Meraviglioso. Però ci deve operare la luce della parola, la luce della vita eterna. Questo bisogna dirlo perché è fondamentale. Cioè, qua non c'entra niente la religione, qua non c'entra niente. Io faccio il bravo, no? Io sono buono, non c'entra. Perché non c'è nessuno buono, solo Dio è buono, nessuno di noi è buono. Quando a Gesù l'hanno detto maestro buono, Gesù ha detto perché mi chiami buono? C'è solo uno buono, il Padre che è in cielo. Nemmeno Gesù ha riconosciuto che in la condizione umana lui era buono, ed essendo giustamente concepito, sì, per lo Spirito Santo, ed essendo lui senza peccato, immacolato, Cristo, di lui stiamo parlando. E lui diceva, l'unico buono è il Padre. Perciò non c'è nessun buono, non c'è giusto, nessun giusto, dice la Scrittura. Perciò come faccio io a vivere a piacere Dio? Ho bisogno di essere trasferito, trasportato da una dimensione, di una posizione di tenebre, di oscurità, a una di vita e di luce. E questo lo fa la parola. Questo è impressionante, però è l'effetto che fa la parola di Dio. Credendo la parola, uno può ricevere la visione, può ricevere il perdono, può ricevere la rigenerazione e anche la eredità tra i santificati. Meraviglioso. Questo è potentissimo. Questo dichiara Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 16 al 18. Invece Efesini, capitolo 2, questa è una epistola che ha scritto l'Apostolo San Paolo, 2:1, dichiara così: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questo è chiaro. Sta dicendo che ci sono due generi, due tipi di persone, sì? Persone vivificate e persone morti in delitti e colpe e peccati. Entonces, lo che l'Apostolo San Paolo sta dicendo qui agli Efesini, ai credenti, Dio ha vivificato anche voi. Voi che prima eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Perciò se il Signore non fa questo miracolo di trasformazione, di luce, di vita, di perdono, di rigenerazione, la persona è sotto l'influenza, come dice il versetto 2 di Efesini capitolo 2, sotto questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Perciò la idea è correre a Cristo. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo ti fa rinascere. Però la fonte è Lui, e il mezzo che utilizza è e sarà sempre la Santa Parola di Dio. Ora poi
dipende anche del nostro atteggiamento. Io devo credere, perché senza fede, dice Ebrei, è impossibile piacere a Dio. Questa è un'opportunità che il Signore sta dando a tanti di passare della potestà del diavolo, sì, al regno di Dio, sì? Però questo avviene attraverso la fede nella parola di Dio. Questo è meraviglioso. Però la realtà è questa, che lui deve vivificare alle persone. Nessuno è nato vivificato, nessuno è nato santo, nessuno è nato immacolato. L'unico immacolato è Cristo. Fuori di Cristo non c'è nessuna immacolazione, solo Cristo è immacolato. Perciò di tutti gli uomini che siamo nati, sì, e che nasceranno, tutti avremo bisogno sempre di essere vivificati, sì? Dio ha vivificato anche voi che eravate morti, sì, perché questo è l'effetto che fa il peccato, morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Però la buona notizia è che c'è abbondante grazia in Cristo. C'è abbondante grazia. Infatti, se noi stiamo parlando di questi argomenti, è giustamente non per condannare, non per fare sentire male a nessuno, colpevole, sì, di peccato, di morte, di oscurità, ma per dirti, guarda, c'è un'opportunità per te. Sì? Se tu puoi credere, se tu vuoi credere, se tu fai un'azione di fede, sì? Vieni a Cristo e Cristo ti darà non soltanto la vita eterna, ma toglierà il tuo peccato, sì? Ti darà una eredità tra i santificati, sì? E non solo questo, ti darà una vita nuova. Cioè, di questo noi stiamo parlando. Noi già lo abbiamo sperimentato questo da decenni. Io più di 24 anni, però oggi io ho capito che ci sono persone che devono accedere. Se tu vuoi, accedi, se tu non vuoi, resta così. Però il punto è che la tua condizione, sì, naturale, è di peccato, è di tenebre, è di morte, è di una influenza oscura, sì? Però la buona notizia è che in Cristo possiamo vivere. Ora, che succede quando una persona viene vivificata? Succede ciò che è scritto nel Salmo, ad esempio, perché ci rimangono pochissimi minuti, già 3 minuti mi fanno capire qua dalla regia. Succede che quando una persona viene vivificata, troviamo ciò che è scritto nel Salmo 56,13. Meravigliosa la parola. Perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte, hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. Più chiaro di questo non si può. Più chiaro di questo, questo è chiarissimo. Il salmista, sì, il salmista sta dichiarando questa parola, sta dicendo: Signore, tu hai salvato l'anima mia dalla morte, perché la paga del peccato è la morte, dice Romani. Ossia, chi non si converte, chi non passa dalla luce alle tenebre, cammina in una strada, in una via di morte. Però è proprio in quella condizione di terribile dove viene il Signore a stenderci una mano, a dirti: vieni, sali, che io ti salvo. Vuoi che ti salvi? Vieni, prendi la mia mano. Se uno prende per la fede la mano del Signore, succede lo che sta dicendo qua il salmista: perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Non è il desiderio di Dio che l'anima muoia, cioè non è la volontà del Signore che la persona perisca, ma che possa avere vita eterna in Cristo Gesù. Infatti dice Giovanni 3,16 che in modo tale ha amato Dio al mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Però per non morire bisogna avere fede nel figlio. Dice: perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte, hai preservato i miei piedi da caduta. Sì? L'inferno ingoia, sì, purtroppo, le anime. Sì? Perché io cammini davanti a Dio nella luce di coloro che sono stati vivificati. Nella luce dei viventi. Meraviglioso. Claudia. Per questo dice che sì, lui che è la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Noi vedremo e avremo la visione spirituale con questa luce. Sì. E anche possiamo avere degli uditi, orecchi, sì. Perché dice: chi ha orecchi oda.
ma sì. quelli spirituali. Sì, sì. Orecchie sì, sì. spirituali deve avere. Perciò io vi saluto a venerdì prossimo alle ore 18:30. Sì, pure io. Ricordatevi che lui vuole guidare i nostri passi, ma noi dobbiamo camminare alla luce dei viventi. Un abbraccio, Dio vi benedica, grazie per l'ascolto. Noi vi invitiamo alle nostre riunioni domeniche alle 18:30 in via Lisia numero 2 a Ragusa e con la grazia di Dio di nuovo ci rivedremo, ci risentiremo prossimo lunedì. Un abbraccio, buona domenica, grazie. Presentato Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto.